Dopo la Coppa anche il campionato si affrontano, questa volta a campi invertiti, Città di Palermo e Real Termini Recogest in palio. Punti importanti per il campionato con la formazione rosanero allenata da Marco Cappello, che cerca ancora un successo tra le mura amiche per mantenere la testa nella classifica del girone H del campionato di Serie B di fronte. La squadra allenata dal tandem Isgro Labita, che vuole fare uno scherzetto dopo quello messo a segno proprio nella gara del primo turno della Coppa Divisione. Inizia l'incontro, mettetevi comodi, con il Città di Palermo che cerca subito di pressare forte sui portatori di palla termitani. Qui la conclusione di Rizzo, che si perde di poco fuori dopo lo scippo nei confini della linea laterale. Insiste la formazione di casa con un altro tiro, questa volta di Dorio dalla distanza, blocca in due tempi l'Alba, ma ancora il controllo del gioco, il pallino del gioco per la formazione di casa. Altro tiro di Dorio, questa volta diventa un assist sul secondo palo, a Riazza non colpisce bene. Qui del clamoroso l'errore in fase di impostazione da parte del Real Termini, prova ad approfittarne a Riazza, ma ancora d'Alba è attento. C'è soltanto una squadra in campo in questo primo tempo ed è il Città di Palermo, che qui ci prova, colpo di testa a mettere fuori, poi la volée di Bartolo Rizzo che si perde fuori. Primo tentativo offensivo da parte del Real Termini con Musil che viene murato, la palla finisce a Dell'Aria che va a puntare un avversario, mette la palla verso la porta, smanaccia fuori Nino Immesi. Ancora il Città di Palermo che si deve difendere da questa giocata di Musil, serie di finte, poi gli avversari che rimangono fermi a guardarlo, poi la palla messa sul secondo palo da Dell'Aria, ma Paesano non riesce a ribadirla in rete. Ancora Real Termini in questa fase della partita favorevole alla compagine in tenuta bianca, ancora con Musil che cerca di ubriacare di finte Marco Di Maria, ancora riesce ad andare sul fondo, mette fuori con i pugni Nino Immesi. Si rivede, si riaffaccia in avanti il Città di Palermo con la palla che viene controllata male però da Benny Napoli, riesce in qualche modo Immesi a dire di no a Dell'Aria, è però l'antipasto del gol del vantaggio del Città di Palermo. Qui non bene d'Alba, ne approfitta Bartolo Rizzo sulla conclusione di Arriazza, esplode il numero 10 che esulta, fa una dedica speciale per il suo primo gol di questa partita. Questo è in vantaggio dunque il Città di Palermo, non si ferma però la formazione rosanero che insiste, qui Di Maria innesca splendidamente Bartolo Rizzo, poi la rete di Sestero, il gol del 2-0, primo incontro italiano per lui, prima rete per il numero 29 che fa subito impazzire i propri tifosi. Dunque si porta subito sul 2-0 la formazione di mister Marco Cappello, un po' in difficoltà il Real Termini che cerca di reagire ancora passando dai piedi Silvia, serie di finte contro Di Maria, va sul fondo, mette questa palla che non va lontano dallo specchio della porta, poi Bartolo Rizzo riesce a scaricare per Marco Di Maria con l'ennesimo giro palla della formazione rosanero. Qui Sestero innesca alla grande Arriazza, il quale però col cucchiaio non riesce a fare 3-0. Poi altra palla recuperata dal Città di Palermo in fase di pressione, Di Maria fronte alla porta, viene respinto il suo tiro, poi altra conclusione di Bartolo Rizzo, respinge un D'Alba che è costretto a superarsi per evitare il tracollo della sua squadra, ma in Real Termini reagisce e trova il gol con Musil, il quale sul secondo palo, sulla palla questa volta messa in mezzo bene da Dell'Aria, e dunque accorcia le distanze, si rimette in partita il Real Termini con il gol di uno che forse è il suo giocatore più pericoloso. Qui intanto ancora proteste del Real Termini su questa palla recuperata da Napoli, il tocco per Delisi che scarta verso il centro, calcia col destro in spaccata, para d'Alba, poi ancora l'attacco del numero 6 in maglia rosanero che prova a passare per le vie centrali, tocca per Napoli, quale va da Montevago, si gira Montevago, non dà l'1-2, impegna ancora il portiere del Real Termini, Real Termini che però perde un'altra sanguinosa palla in uscita, prova ad approfittarne Dorio, ma è bravissimo d'Alba a coprire lo specchio prima della conclusione di Napoli, che viene ancora deviata dal numero 1 del Real Termini. Qui intanto storie tese tra Fuschi e Arriazza, arriva il giallo per il capitano del Real Termini, è il secondo della sua partita che finisce prima della fine del primo tempo, rimane per due minuti in inferiorità numerica il Real Termini, ma basterà decisamente meno alla Città di Palermo per allungare il punteggio, lo vedremo più avanti. Prima questa azione con Arriazza che prova ad armare Di Maria, curato da D'Alba, ma è l'antipasto, la rete del 3-1
con ancora Riazza per Dorio, la palla gira molto bene e finisce sul sinistro di Bartolo Rizzo. 3-1 città di Palermo, doppietta per il numero 10 della squadra di casa, che allunga dunque anche in parità numerica. Il città di Palermo è devastante, stiamo per vederlo. Qui Dorio trova il barco, salta d'Alba e firma il gol numero 4 come numero della sua maglia. L'esultanza è l'ex giocatore della Mabonat, che consente ai suoi di allungare nel parziale sul 4-1 proprio poco prima della fine del primo tempo. Proprio Dorio sarà l'ultimo a toccare un pallone prima della sirena di metà gara. Le squadre tornano negli spogliatoi, ma anche al rientro in campo la musica non cambia. Ancora la città di Palermo, qui combinazione di Maria Montevago ed è ancora bravissimo d'Alba a opporsi, ma ben presto non potrà nulla il numero uno dei Altermini sull'ennesima giocata individuale di Bartolo Rizzo, tripletta personale, gol del 5-1, gol che se possibile pone ulteriormente la parola fine su questa partita, parola fine che verrà messa pochi minuti più avanti dal città di Palermo. Qui uno schema da rimessa laterale con Arriazza, Dorio, Arriazza spacca la porta col sinistro, lo spagnolo segna come in Coppa della Divisione contro il Real Termini, rete del 6-1. A questo punto ci vorrebbe un'impresa per la squadra termitana, che in Coppa Divisione si era fatta rimontare dal 5-1. Qui prova a mettere il quinto uomo di movimento, cerca di creare i presupposti per andare a bersaglio. Qui occasione di Dell'Aria smanacciata fuori da Immesi, poi un'altra situazione pericolosa creata nuovamente dalla formazione in maglia bianca con Musil, che arriva sul secondo palo, non riesce però a trovare la porta. Dall'altra parte la città di Palermo torna a spingere con Rizzo, che va ad un passo dal poker personale, il palo questa volta a negargli la gioia della settima marcatura rosanero. Ci riprova ancora il Real Termini, che gioca fino alla fine con il quinto uomo. Qui conclusione parata da Immesi in quello che potrebbe sembrare ordinaria amministrazione per lui. Dall'altra parte Di Maria spacca la porta, colpisce la traversa a D'Alba che sembrava battuto. Ultimi tentativi della partita con il Real Termini che ci riprova, perde una brutta palla, Dorio cerca di bucare la porta vuota, non la trova per pochi centimetri. E questa è l'ultima occasione di una partita che fin dall'inizio ha avuto un solo padrone, ovvero sia il città di Palermo, che vince per 6-1. Mette in campo una prova di forza impressionante contro comunque un Real Termini valido e ben costruito. Dal Pala Don Bosco è tutto per Sportisili. Alla prossima!